Lo Sporting Pontecagnano chiude in bellezza il 2018 battendo la Rocchese nella prima giornata di ritorno del campionato di promozione. Un match intenso ma avaro di occasioni, controllato per lunghi tratti dai gialloblu che in poche occasioni sono stati messi in difficoltà dagli avversari, mai veramente pericolosi sotto porta. Dopo una traversa colpita da Genovese con un tiro cross, ci ha pensato il numero 8 Paolo Dandri al 43esimo minuto a sbloccare la partita con una punizione dalla tre quarti che ha sorpreso la difesa rossoblù. Un gol che ha galvanizzato i padroni di casa che pochi secondi dopo hanno mancato il raddoppio con Genovese. Secondo tempo sullo stesso registro del primo, con gli avversari poco incisivi sotto porta e lo Sporting bravo a controllare e a ripartire. L'unico vero pericolo per il portiere Mazza è arrivato da una punizione di Desio, smanacciata oltre la traversa senza troppa difficoltà dall'estremo difensore. Al 90esimo il raddoppio dello Sporting con Genovese, che con un pallonetto ha beffato il portiere avversario. Una vittoria importante per la squadra di Mister Parisi, ora appena ad un punto dalla vetta. Ma sicuramente oggi forse non eravamo al meglio della nostra, penso, cattiveria agonistica, perché comunque all'inizio abbiamo un po' stentato. La Rocchese ha fatto la sua partita giocando sempre palla, poi abbiamo avuto questa punizione e abbiamo sbloccato noi il risultato. Dopodiché potevamo anche chiudere sul 3-1, abbiamo avuto due occasioni con Genovese non sfruttate bene. Secondo tempo ci siamo, penso, un po' abbassati e la Rocchese è stata brava comunque a giocare e ci ha messo un po' in difficoltà. Abbiamo pensato un po' più a difenderci e abbiamo commesso un po' di errori, soprattutto sulle uscite, dove loro comunque erano bravi nel mantenere palla senza, anche sotto pressione. Comunque poi alla fine siamo riusciti a portare a casa questi tre punti anche con il gol finale, e questo era importante oggi perché i tre punti erano fondamentali per noi, per la nostra classifica. E così è successo e va bene così. Faccio gli auguri a tutti.